Bentornati in un altro video. Quest'oggi mi trovo sul balcone della mia bellissima casetta in quel di Madrid. Se sentite qualche rumore esterno non dipende da me, poiché io sono qui al calduccio, ok? A Madrid, quindi fa abbastanza caldo in Spagna ancora. E quest'oggi volevo parlarvi di come mantenersi motivati quando si sta imparando una lingua straniera, nel nostro caso l'inglese. È un po' paradossale, siccome io vivo qui in Spagna, vi insegno dell'inglese, ma poiché la mia ragazza madrelingua è appunto è madrelingua inglese, possiamo focalizzarsi sull'insegnamento delle lingue e in particolar modo per quanto riguarda appunto l'inglese. L'apprendimento di una lingua straniera è un processo abbastanza difficile e complesso, ok? Quindi qualsiasi persona vi dice che sia semplice, facile e veloce, vi sta mentendo. Se volete imparare bene l'inglese, dovete seguire l'unico metodo, ce n'è solo uno, non è che ce ne sono tanti, ok? Questo metodo richiede, siccome è per sua stessa natura complesso, per raggiungere un risultato che appunto è complesso, l'azione, il metodo, quindi la strategia, il metodo procedurale per raggiungere questo risultato deve essere complesso, che okay? Non si può raggiungere un risultato facendo un'azione semplice, è impossibile, ok? Quindi in questo processo bisogna mantenersi attivi e mantenersi motivati. Come si fa a fare questa cosa? Conquistando quelle che si chiamano the small victories, ovvero le piccole vittorie. Bisogna fare in modo di ottenere settimanalmente, mensilmente, delle piccole vittorie, ok? Se voi partite, vi faccio proprio un esempio, se voi partite studiando la grammatica, facendo gli esercizi grammaticali, seguendo i consigli dei vostri professori che seguono appunto il metodo accademico, il metodo sui libri, il metodo facendo gli esercizi grammaticali, voi non otterrete mai quelle che si chiamano the small victories. Perché quando ascolterete un film, quando ascolterete un podcast, quando dovrete scrivere una lettera o un messaggio, quando dovete leggere, per esempio, un articolo di un giornale qualsiasi, voi avrete le difficoltà. Perché avete queste difficoltà? Perché quello che fate non è congruente con quello che è l'inglese reale, con quello che è la vita reale. Voi imparate la grammatica, sì, va bene, ma è un tassello del puzzle. Voi dovete vedere l'apprendimento dell'inglese come un insieme di azioni, un insieme di cose. Non a caso voi in italiano non è che sapete solamente fare, non è che sapete solo la grammatica, sapete tante cose, sapete parlare, ascoltare, comprendere, capire, scrivere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dovete vedere l'inglese come un insieme di cose. Se voi vi focalizzate solo su un unico aspetto, trascurando gli altri, questa cosa non va assolutamente bene, perché o imparate tutto, o non imparate niente, ok? Quindi è così, o sì o no, o bianco o nero. Le vie di mezzo le lascio volentieri alle altre persone, ok? Quindi voi dovete affrontare, voi dovete conquistare quelle che sono le piccole vittorie. Cosa voglio dire con questo? Quando voi guardate, per esempio, quando voi guardate una serie TV, una serie televisiva in lingua inglese, voi non capite nulla, ovviamente. È logico, perché? Perché non avete allenato abbastanza per tanto tempo la vostra mente con nuovi suoni. È ovvio, cioè se io dovessi guardare un film in cinese, adesso non capirei assolutamente nulla. E non è che se faccio gli esercizi di grammatica capirò meglio il giapponese o il cinese, cos'è che ho detto, non mi ricordo. Cioè non è così. Quindi io devo ascoltare il film in inglese anche se non lo capisco. Lo capirò con il tempo, attraverso cosa? Attraverso i sottotitoli, quindi traducendo le paroline dei sottotitoli, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, guardate un film in inglese che avete già visto in italiano, riguardatelo 10 volte fino a che capirete almeno l'80% di quello che viene detto. Che è così che si imparano, è così che si impara l'inglese. Quindi voi state facendo una cosa che vi sta piacendo, quindi state guardando un film, una serie televisiva, un programma, un qualcosa. Vi sta piacendo. E all'inizio sarà difficile perché non lo capite. Alla decima volta lo capite. Eccola qui la prima piccola vittoria. Small victory. Ok? La prima vittoria. Se voi fate un esercizio di grammatica sui libri che già non vi piace leggere, già non vi piace la grammatica, già non ci capite nulla, vi vengono proposti degli esempi che nella realtà non servono, quindi anche voi mentalmente state facendo una cosa che non vi serve concretamente nella vita reale, nel vostro futuro, siete già proprio KO, non riuscirete mai a imparare l'inglese, ok? Mentre se voi invece fate una cosa che vi piace, che ha il potenziale comunque di piacervi, ha il potenziale di crescere, vi assicuro che una volta conquistata questa vittoria, poi avete un modo per vincere.
e quando avete un modo per vincere, replicando la causa, quindi replicando il cosa ha causato cosa, ok? Quindi capendo come funziona la nostra mente, capendo come l'uomo impara le lingue, l'uomo come interpreta i suoni, quindi la nostra mente, avete questo modo, avete un metodo per vincere e replicandolo potete ottenere ciò che volete. Okay? È così che ho fatto io, è così che hanno fatto tutte le persone. Cioè, se volete scrivere un messaggio, un'email in un modo corretto, dovete leggere tanti libri. Tante cose, tante email, dovete leggere tanti articoli di giornali, perché se no non funziona. Cioè, se no, come fate a scrivere una cosa se non l'avete letta abbastanza volte? Cioè, come fate voi a capire un film in inglese se non lo ascoltate in inglese? Lo ascoltate anche se non lo capite, lo capirete con il tempo, e voi mi starete chiedendo quasi per magia? Sì, più o meno, nel senso che voi dovete ascoltare, guardare il film con i sottotitoli e tradurre tutte le parole che non capite. Ma è difficile, ma non c'ho voglia, ma non so cosa fare, non so come fare. Il problema è il tuo, cioè io ti ho detto come utilizzare un film per capire l'apprendimento della lingua inglese. Poi dovrai tu aver cura di trovare il film che ti piace su Netflix, di star lì a mettere in pausa il film ogni 10 secondi per tradurre quella parolina, per capire il concetto, riguardare il film, ritornare indietro di qualche minuto per... Cioè, l'ho appena fatto io, cioè io adesso sto guardando un videocorso che ho comprato che è in americano, che c'è la trascrizione di quello che viene detto realmente, quindi in tempo reale. Io adesso, dopo circa un anno e mezzo che vivo qui in Spagna, che sono insieme alla mia ragazza madrelingua inglese, che studio le lingue straniere, che ho fatto tantissime cose, ho fatto tantissimi lavori riguardanti le lingue, ancora adesso guardo il videocorso in inglese e ogni tanto devo mettere in pausa il video, ritornare indietro di 2 minuti per riascoltare il concetto. Oppure se in questo caso qui c'è la trascrizione, io vado a leggere la frase che non è che non ho capito, magari un attimino un po' tecnica, un attimino concettuale, uso dei termini un po' più specifici che magari non conosco, non mi ricordo, in molti casi non mi ricordo, li vado a ritradurre, ma lo faccio ancora adesso io, quindi vi sto dicendo qualcosa che sto facendo io, che fanno tutte le persone che sono diventate capaci. Quindi con quale arroganza, ok? A me dà fastidio questa cosa, le persone mi vengono a dire, ma gli film in inglese non li capisco. Ovvio che non li capisci, non li guardi. Cioè, come fai? È come dire, io non sono capace a guidare i camion. Non ho mai guidato un camion in vita mia, quindi sali su un camion, affronta le paure, fai un giorno, 2 giorni, 3 giorni, dopo 100 giorni, cioè saprai guidare un camion, saprai parcheggiare un camion. Cioè, nel senso, questo è un esempio banale, ma voglio dire, se voi volete iscrivervi a yoga, Pilates, ai vostri esercizi quotidiani, fisici, mentali, spirituali, psicologici, tutte queste cose qui, voi vi iscrivete, il primo giorno siete in panico, non sapete cosa fare, vedete anche le altre persone che sono già in gamba, fanno esercizi, fanno i movimenti con naturalezza, con scioltezza, e voi siete lì, che siete arrugginiti, che siete come un palo, no? Di ferro, anzi, arrugginito. È ovvio, non l'avete mai fatto, cioè dovete darvi tempo, seguire il giusto metodo, quindi tra qualche settimana, tra qualche mese, vi rendete capaci e tutte le altre persone che magari sono dietro a voi vi guarderanno e diranno, guarda quel ragazzo lì come è bravo, guarda quella ragazza lì come è in gamba. E così imparate le cose, cioè la fase di apprendimento, cioè la fase di apprendimento iniziale, prevede un livello di difficoltà che è assurdo, che è incredibile. E voi dovete necessariamente superare questa fase, perché sennò non riuscirete mai. È successa la stessa cosa con l'italiano. Con l'italiano voi avete avuto questa prima fase iniziale dove tutto era confuso, dove voi non capivate niente. Ovviamente quella fase lì avevate 2 anni, 3 anni, 1 anno, 4 anni, 5 anni, quindi non vi ricordate la fatica che avete fatto per imparare l'italiano. Ma in realtà, se voi volete diventare bravi anche in inglese, dovete replicare quella fatica che non vi ricordate. E siccome non vi ricordate, voi pensate che basti fare 2 esercizi di grammatica, basta andare a lezione 4 ore a settimana in un'accademia italiana per imparare l'inglese. Non è così, dovete studiare ore ed ore tutti i giorni, dovete continuamente, anch'io dopo 1 anno e mezzo, anch'io compro i corsi, faccio le robe, traduco tutte le parole che non conosco, eccetera, eccetera, eccetera. Non sarò né un fenomeno, non parlerò come madrelingua, ma comunque parlo meglio di praticamente tutti voi. Ma perché? Perché mi impegno più tanto, non perché sono più intelligente, sono più bello, sono più figo, perché a me piacciono le lingue. Ho un metodo che mi piace, che io non studio le regole grammaticali, non faccio esercizi grammaticali scritti sui libri. Sì, ho il libro di grammatica inglese, ma non l'ho mai usato, non l'ho mai aperto, che okay? L'ho utilizzato per il videocorso, perché per utilizzare qualche termine.
qualche termine tecnico, ma per quanto riguarda la grammatica, che, cioè, nel senso, ho spiegato il libro a Nif per capire l'italiano, per fargli capire un po' l'italiano, un po' dell'inglese, quindi le differenze principali, ma non è che l'ho usato, io non l'ho utilizzato per fare per rendermi capace. Ecco, questo è il concetto. Sì, le regole grammaticali servono, gli esercizi grammaticali si sì, servono, ma dopo mesi che bombardate la vostra testa continuamente di nuovi suoni. Sì, servono, ma sono un tassello del puzzle. Immaginatevi un grande puzzle di 100 pezzi. La grammatica è un pezzo del puzzle, poi c'è l'ascolto, poi c'è appunto c'è l'ascolto di continuamente di nuovi suoni, tradurre le paroline, capire i concetti, interpretare le frasi. Poi c'è da tradurre un intero testo, che non è come tradurre una parola, ma è l'interpretazione di un testo, magari tecnico. Quindi poi c'è il parlato, ci sono i nuovi suoni, cioè ci sono tantissime cose. Ok, e voi ve la raccontate che studiando solamente la grammatica, scrivendo sui libri, facendo le robe, prima o poi imparerete qualcosa. Non imparerete nulla, imparerete, cioè sarete bravi a fare i test, sarete bravi a fare gli esami, ma non sarete bravi nella vita reale, che è quello che conta, diciamo che è l'unica cosa che conta in realtà. Quindi ritornando al discorso iniziale di come mantenersi motivati, dovete fare quelle che si chiamano le small victories, che provengono principalmente da una cosa che vi piace, fatta ripetutamente, con dei risultati specifici, magari all'inizio semplici, cioè, com'è che posso dire? Cioè, non è difficile guardare un film. Andate su Netflix o su YouTube, guardate un video su YouTube, aggiungete i sottotitoli, perché su YouTube sono anche gratuiti, nel senso basta fare aggiungi i sottotitoli in inglese. E guardate un film, non è difficile, ok? Cioè non è una cosa che richiede, non è che dovete scalare l'Everest, dovete scegliere un film, magari che avete già visto in italiano, che vi è piaciuto, che conoscete un po' la trama, e schiacciare sul tasto play. Zitti, muti, per un'ora, per mezz'ora, zitti. Alla fine di quest'ora molti di voi avranno capito lo 0%, molti di voi hanno capito il 10%, io ho capito il 90%, il 99%, magari non tutto, una parola, una frase devo magari riascoltarla o devo andarmela a tradurre. Però voi avete capito che è difficile, quindi la seconda volta che lo guardate, traducete tutte le parole che non capite, tutte le parole che non capite, tutte le parole che non capite. Alla terza volta, alla quarta volta, alla quinta volta capite che non è sufficiente tradurre le parole, perché no, magari avete capito la parola? Sì, ma non è nel contesto giusto la traduzione che avete trovato. Quindi dovete, alla quinta volta, tradurre magari un'intera frase, cioè interpretarla più che tradurla. O magari alla quarta volta avete tradotto un verbo, ma non vi siete accorti che era un phrasal verb. Quindi dovevate tradurre due parole al posto che una. E quindi così, alla decima volta che avete tradotto tutto il film, l'avete risentito, l'avete riguardato, vi assicuro che avete capito praticamente quasi tutto il film. Ed eccola qui la prima piccola vittoria. Non che sia semplice, non che sia facile, ma è possibile. E così voi siete motivati, così appunto avete trovato il metodo per vincere, il metodo per guardare i film e capirli. E così. E la stessa cosa succede con i podcast. Voi mettete un podcast, non lo capite. Con il tempo, con le azioni, perfezionando quello che è la vostra tecnica, il vostro metodo, voi capirete i podcast. Così con la pronuncia, così a conversare, così in tutto. È così in tutto. Siccome io queste cose le ho già fatte, quindi ve le posso spiegare, ho messo tutte queste azioni che voi dovete compiere quotidianamente, le ho racchiuse all'interno del videocorso. Cioè io vi spiego come fare esattamente, ma perché io l'ho già fatto, perché io ho perfezionato il metodo sulla mia persona, perché mi sono fatto un culo così ore ed ore ed ore tutti i giorni. Quindi facendo questa cosa, capendo che magari non è intelligente, che sto perdendo tempo, sto perdendo, non riesco a capire bene, non sto ottimizzando quelle che sono le mie risorse, alla fine è venuto fuori un metodo procedurale, ok, per capire cosa funziona e cosa non funziona. Quindi se voi avete un minimo di intelligenza, capite quello che vi sto dicendo, per favore. Ed è così in tutto. Io ovviamente lo applico con l'inglese, no? Cioè, non mi sembra difficile da capire questa cosa. Però io la mia impronta non è quella di insegnarvi la grammatica, non è quella di vendervi certificati, non è quella di darvi tanti esercizi da fare, è quella di farvi imparare l'inglese reale. E l'unico modo per imparare l'inglese reale che vi serve per parlare con un madrelingua, per parlare con il vostro professore, per parlare con il vostro cliente, per parlare con il vostro datore di lavoro, per parlare con qualcuno in inglese, è quello di imparare l'inglese reale.
che si impara appunto cambiando le nostre abitudini personali e l'ambiente. Potete farlo anche se vivete in Italia, assolutamente sì, dovete farlo assolutamente per forza di cose se siete degli adulti, quindi avete 30 anni e più, per forza di cose. Se siete dei ragazzi giovani, assolutamente per favore dovete agire sulla base di queste informazioni, cioè portatevi avanti, così sarete appunto più avanti, ragionerete in un modo diverso anche a livello mentale, a livello procedurale, rispetto per esempio ai vostri coetanei che sono indietro, quello che passa al pullman. Per esempio, io appunto mi guardo a torto adesso, io che so parlare tre lingue. Ma perché mi sono fatto un culo così? Non è che sono intelligente, che sono qui a fare il figo. Cioè, sto studiando ore ed ore ed ore al giorno, trasferendomi qui in Spagna, facendo anche lavori umili per mantenere i miei studi, facendo queste cose qui. Ho imparato le lingue, ok? Molte persone non sono disposte a farlo, va benissimo, lo rispetto, però capite che è possibile anche farlo in Italia. Io ho imparato l'inglese vivendo qui in Spagna, ok? Quindi io so qual è il metodo, so esattamente cosa fare e cosa non fare, perché l'ho perfezionato, davvero, mi sono fatto davvero le ossa, ok? Davvero tantissime, ora le faccio ancora adesso, ok? E quindi mi guardo attorno e vedo le persone che fanno gli esercizi grammaticali, cercano le regoline grammaticali, fanno delle robe che non funzionano mai in nessuna circostanza. E quindi un po' mi viene da ridere perché dico: ma tu cosa stai facendo? Ma non si impara così una lingua, tu non l'hai imparato così l'italiano, dai per favore, la tua lingua madre non l'hai imparata così. Cioè tu per esempio lo sai che gli inglesi come Nif, che lei è madrelingua inglese, nata e cresciuta a Londra, più o meno diciamo nord dell'Inghilterra, poi a Londra, lei, gli inglesi, non studiano la grammatica inglese a scuola, perché è semplice. E quindi come posso io pretendere di imparare l'inglese studiando la grammatica, se una madrelingua inglese non studia la grammatica? Cioè, non vi sembra paradossale questa cosa? Infatti, analizzando i vostri risultati, i miei risultati di 3 anni fa e i risultati delle mie persone che sono intorno a me, quindi delle persone intorno a voi, è esattamente così, cioè è tutto sbagliato, che è proprio tutto alla rovescia. E quindi io mi guardo attorno e non capisco più quello che fanno le persone, cioè. Ma lo sai che anche se ti impegni tanto, ma se il metodo è sbagliato non arriverai mai al risultato che vuoi? Cioè è impossibile, te lo dico io perché l'ho già fatto, non è che me lo sto inventando. E quindi come fai a spiegarglielo a queste persone? Ed è anche questo il motivo per cui io sto facendo questi video e vi consiglio caldamente di guardare gli altri video e di iscrivervi al canale per mantenere aggiornati nelle informazioni che io vi do, perché vi cambieranno davvero quella che è la vita, cambieranno quello che è il vostro approccio, la mentalità così normale, frivola che avete. Di sì, un giorno imparerò l'inglese, sì, faccio qualche ora di studio, qualche ora di. No, cioè non. Sì, va bene, ma non arriverai mai ad essere il migliore. Non arriverai mai a fare la differenza rispetto ad altre persone, ci starai sempre lì nella tua normalità. E io non voglio avere, per esempio, studenti, non voglio avere persone che comprano i miei prodotti e servizi e hanno l'ambizione di diventare persone normali, ok? La normalità non va bene perché le persone normali non sanno parlare l'inglese. No, non sanno parlare l'inglese, quindi voi non dovete aspirare a studiare in un modo normale. Voi dovete ambire a studiare in un modo anormale, che è quello che vi spiego io. Perché? Perché se voi utilizzate un metodo anormale, che non è nulla di stravolgente assolutamente, però va un po' fuori dalle linee di quello che è il metodo accademico, se voi utilizzate un metodo anormale, il risultato sarà anormale, quindi voi diventate bravi. Se voi utilizzate il metodo accademico, che è un metodo normale, voi diventate voi, i vostri risultati saranno normali. E siccome una persona normale non è capace a parlare l'inglese, anche voi di conseguenza non saprete parlare l'inglese. Ossia, magari lo sapete balbettare, lo sapete qualche parola, qualche frase, non sapete bene, cioè non potete diventare, per esempio, dei manager di un'azienda, o diventare dei capi, dei boss, o avere business online all'estero, o vendere un prodotto, un qualcosa a un cliente in inglese. Voi non potete fare questa cosa qui. E quindi resterete sempre lì a vivere appunto nella normalità, ma perché le persone normali hanno dei risultati normali, perché fanno cose normali, ok? E la normalità di una persona, per esempio, è quella di andare in un'accademia, andare in una scuola, fare tipo 4, 5, 6 ore di lezione a settimana, prendere un certificato, fare delle robe, che va benissimo se voi volete diventare normali. Però se voi volete diventare anormali, come me che parlo appunto tre lingue, vivo qui in Spagna, faccio delle robe che anche voi non vedete, dovete seguire un percorso anormale. Il mio percorso anormale è stato quello di studiare l'inglese 8 ore al giorno ascoltandolo.
Siccome io ho fatto tutti i giorni queste cose qui senza mai mollare, senza mai saltare un giorno, senza mai mollare, vi sto spiegando come fare e ho definito un metodo, una strategia, un metodo procedurale, una strategia anche a livello mentale, per diventare uno dei migliori. Ma non uno dei migliori perché voi siete superiori agli altri, vi sentite superiori. No, perché lavorate di più degli altri, punto. Punto, perché siete più disposti degli altri. Siete disposti di più a lavorare sodo, a spendere più soldi, a spendere più energie e quindi questo è un rispetto. E quindi voi avete davvero il mio rispetto, ok? Quindi questo video spero, sicuramente sarà stato d'aiuto a qualcuno di voi se avete perso qualche passaggio. Rivedetelo, spero che i rumori di sottofondo non vi disturbino, ma se vi disturbino, pace e amen, ce ne faremo una ragione, ok? Vabbè, a parte gli scherzi, cioè, davvero ragazzi, si sta scherzando. Se siete interessati, se questo video vi ha incuriosito, assolutamente iscrivetevi, guardate gli altri video. Per i miei fan più accaniti, che attualmente in realtà non ci sono perché su YouTube sono appena nato e stiamo crescendo adesso, vi consiglio di entrare nei nostri percorsi più avanzati. E quindi fate tutte queste cose qui bellissime che vi ho detto e magari lasciatemi un commento, mandatemi un messaggio, fate un qualcosa perché voglio sapere se queste mie informazioni hanno aiutato davvero nei fatti qualcuno. Grazie mille, adios.